Salve a tutti voi. Oggi parleremo del sistema immunitario, cioè dell'interazione del sistema immunitario dell'apparato intestinale con il microbioma, l'equilibrio stretto che si stabilisce tra i due sistemi. In questo video, appunto, vedremo alcuni degli aspetti noti di interazione tra il sistema immunitario e la mucosa intestinale. Intanto diciamo che c'è una segregazione, cioè tra il microbioma e le cellule della lamina propria della mucosa intestinale, ovvero esiste una barriera di muco che separa i due ambienti. Questi due ambienti sono condivisi fra di loro, scambiano continui messaggi e stanno attenti dei patogeni che possono afferire o degli alimenti che possono afferire attraverso il tubo digerente. Vi sono diversi distretti di sistema immunitario, dal cavo orale fino all'ano, con diverse specializzazioni cellulari. E dunque questo porta a dire che c'è un equilibrio tra il sistema immunitario innato, il sistema cosiddetto adattativo immunitario e il microbioma. Ogni distretto, come abbiamo visto nei video precedenti, quello del microbioma dell'adulto, quello del microbioma del neonato, e alcune delle funzioni del microbioma, ogni distretto appunto sviluppa certe condizioni adattative in base alla popolazione batterica, virale e micetica, o meglio di miceti, che si stabilisce in quel luogo. Questa popolazione dipende dal terreno di coltura, cioè dipende praticamente dall'acidità, dal transito intestinale, dalle cellule enterocitarie e così via. Ci sono vari fattori che permettono questa condivisione tra i due sistemi. Inoltre esiste un aspetto importante, per esempio l'interazione di produzione di immunoglobulinea. Le immunoglobulinea praticamente vanno a rivestire i patogeni visti come estranei e vanno a rivestire anche i batteri, virus e miceti cosiddetti buoni, cioè fanno parte del proprio microbioma. E questa situazione permette uno scambio di informazioni più rapide tra i due sistemi. Ricordiamo che esiste una correlazione tra il microbioma e la produzione di cellule del sistema immunitario, ovvero in base alle variazioni del microbioma si creano determinate cellule, per esempio la maturazione dei neutrofili. La maturazione dei macrofagi e il numero di macrofagi presente sono correlati col microbioma e la tipologia del microbioma intestinale. Dunque, questa stretta interazione e anche l'informazione che viene data ai linfociti T e ai linfociti B per poi, come i linfociti B, trasformarsi in plasmacellule e produrre maggiori anticorpi, nasce da questa interazione tra, diciamo, i microrganismi presenti nel lume intestinale, gli enterociti e questa barriera di muco. Ovviamente, come ho detto prima, le immunoglobulinea svolgono un ruolo importante, maggior numero di immunoglobulinea, maggior numero di riconoscimento più facilitato dei patogeni. Questo implica che più ricca è la flora benigna, chiamiamola così, del lume intestinale, migliore sarà la produzione di immunoglobulinea e maggiore sarà il riconoscimento dei patogeni appena essi arrivano. Ovviamente anche un patogeno per arrivare deve avere delle caratteristiche di virulenza, avere un certo numero, trovare il terreno adatto, il nutriente adatto. E dunque non si arriva così nell'intestino e si prolifera e si crea stato di malattia. A volte ci mette dei mesi, degli anni a proliferare. A volte rimane lì latente perché non si creano le condizioni adatte per sviluppare una colonia. Per questo la correlazione è molto delicata e stretta e dunque le scarse combinazioni alimentari adeguate, l'alimentazione sbagliata, l'interazione tra sistema immunitario ed antigeni del gruppo e antigeni del sistema a maggiore istocompatibilità con gli stessi batteri. Ricordiamo, come ho detto su vari video, che vi sono dei batteri che prediligono, come il Vibrio cholera, un tipo di gruppo sanguigno per entrare nella cellula e facilitare l'infezione.
La stessa cosa vale per esempio per il virus influenzale a livello respiratorio, che utilizza l'antigene del gruppo sanguigno per facilitare l'avvicinamento alla cellula e l'ingresso in essa. Poi, insomma, lì c'è un'altra interazione con altri antigeni, come anche a livello della mucosa intestinale, ma alla base c'è questo sistema di facilitazione di accesso nella mucosa. Dunque, si devono creare delle condizioni favorenti, cioè, ad esempio, la ridotta produzione di muco dovuta perché uno mangia alimenti costantemente irritanti per quella mucosa, oppure l'iperproduzione di muco può facilitare la proliferazione di patogeni. Dunque, questa stretta interazione che esiste tra sistema immunitario, enterociti e sistema microbiotico del soggetto è molto fine e delicata. Questo meccanismo serve anche al riconoscimento del self e non self, perché questo meccanismo istruisce i linfociti T, cioè i linfociti helper, i linfociti suppressor e così via, istruisce le natural killer, che sono delle cellule addette alla morte cellulare, istruisce gli stessi linfociti B alla produzione di specifiche immunoglobuline come le IgM, come le IgD, che sono più rare ma possono essere anche prodotte, le IgG e le stesse IgA. Dunque, con questo video abbiamo introdotto un altro argomento molto complesso. Non ho messo formule, nomenclature particolari in modo tale da rendere più comprensibile il video e spero che anche questo sia stato di vostro interesse. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie per seguire a tutti voi questo canale. Grazie.